Salve terrestri e benvenuti in un altro Quando. Voga 2016, la maratona vlog di agosto ormai è alle ultime battute. C'è ancora qualche giorno, quindi non tiro oggi le somme. Diciamo solo che dopo quasi un mese di vlog quotidiani non vedo l'ora di tornare ai miei format abituali. Anzi, ci sto già lavorando in parallelo. Ho una scaletta di progetti abbastanza densa, qualche titolo anche richiesto da voi. Insomma, da questo punto di vista, ho il mio bel da fare. Dal momento che questa esperienza giornaliera è servita a farmi conoscere un poco meglio ai più assidui, dirò due parole sul mio modo di lavorare alla creazione dei video. Non tanto questi vlog, parlo dei video dedicati ai fumetti e alle tematiche nerd in generale, quelli che trovate nelle playlist, recensioni, Super Ergo Zoom, gli argomenti principali di questo canale, insomma. Io lavoro molto sulla base dei miei entusiasmi, sia in positivo che in negativo. Posso avere appena finito di leggere qualcosa di attuale o di rileggere qualcosa di classico. Posso anche non avere letto niente, ma può capitare che una conversazione o una riflessione mi abbia fatto venire un'idea per discutere di un determinato titolo, di un determinato argomento. Da un certo momento in poi, perché all'inizio, come per tutti, c'è stato un periodo di rodaggio e trasformazione, e guardando i primissimi video questa cosa si nota, ho cominciato ad affrontare la trattazione di un tema, mettiamo un fumetto nuovo classico che sia, baloccandomi all'inizio, giocandoci, nel senso che provo a immaginare quali elementi potrebbero essere divertenti o interessanti da far emergere dall'opera trattata. Non è raro che la prima parte del lavoro riguardi le famose scene a fumetti doppiate. Sono diventate per me una sorta di tormentone che scandisce le recensioni e nello stesso tempo le commenta, a volte quando mi riesce in modo ironico, con riferimenti anche ad altro, a volte inserendo la musica, musica nota in genere, cerco delle cover amatoriali, che in qualche modo sia connessa a quello di cui si sta parlando, dei piccoli inside joke che forse vengono colti solo dai più nerd. E questo lavoro preparatorio è abbastanza lunghetto perché devo scegliere il brano giusto, devo trovare il modo per recitarlo, per montare le immagini, poi c'è la preparazione del comparto grafico. Ho avuto abbastanza presto, all'inizio di questa avventura sul tubo, l'idea di concepire il video diventando parte dei fumetti di cui parlavo. Quindi mi sono messo a preparare quelle che io chiamo cornici, immagini fumettistiche, possibilmente sempre in tema, che si prestano ad aprire una finestra da cui fare sbucare il mio brutto muso. Ho immagini opportunamente scontornate che possono dare l'idea di interagire con me, con i miei movimenti. La sigletta animata è una cosa molto recente perché faccio tutto da solo, anche se disegno malissimo. Comunque sì. L'animazione in cui ci sono io che interagisco con Azazelo di altro quando è disegnata da me. Alla fine di tutto questo lavoro preparatorio, che io definisco gioco, perché mi permette in sostanza di calarmi e sguazzare come un ippopotamo nell'argomento di cui mi sto occupando, inizia la vera e propria scrittura del video. Il video ha un copione. L'inserimento degli stacchi è progettato sin dall'inizio e così via. Dal punto di vista tecnico, invece i nodi vengono al pettine. Diciamo che cerco di sopperire con la creatività quello che non posso migliorare con i mezzi a mia disposizione, che sono abbastanza poveri, sia come risorse hardware che dal punto di vista dei software, altri programmi, alcuni che mi sono stati pure consigliati, per quanto migliori, non girano sul mio attuale PC, quindi ci posso fare veramente poco. Lo stesso vale per il discorso del sonoro che ogni tanto impazzisce. Cerco di migliorare da questo punto di vista, ma evidentemente gli strumenti che ho non mi aiutano abbastanza, almeno per ora. Io utilizzo principalmente AVS Video Converter e lo integro in qualche caso con Pinnacle e per piccole cose uso persino Windows Movie Maker. Il parlato, mi riferisco al parlato fuori campo, lo edito con Audacity, un programma free per manipolare file audio abbastanza duttile e facile da usare. Vogliamo parlare delle voci. Mi è stato chiesto come faccio a fare le voci.
le varie voci. Il risultato è la somma di due fattori. Per cominciare, registro alterando la voce in modo naturale a seconda del personaggio. Utilizzo dei toni bassi o dei toni più alti, in alcuni casi addirittura il falsetto. In certi casi, ma non sempre, in seconda istanza utilizzo Audacity per abbassare o alzare ulteriormente il tono. Soprattutto quando do la voce a personaggi femminili, c'è il falsetto alla base, ritoccato poi con il software. Ovviamente, nei casi di effetti particolari, con riverbero e roba così, è sempre Audacity. Niente di particolare e nessuna ricetta segreta, come vedete, solo voglia di divertirsi e voglia di continuare a invogliare la gente a interessarsi al fumetto. Prima conversavo a voce, a tu per tu, con la clientela quando avevo la fumetteria chiusa quella, mi sono inventato un modo per non scomparire. Attualmente il mio modo di lavorare ai video è questo. In futuro, a seconda delle idee e delle possibilità, chi può dirlo, potrebbe esserci un upgrade. Per oggi mi fermo qui e vado a lavorare alla prossima recensione vera e propria. Ci si vede al prossimo vlog. A un altro quando.